Come e quando è cominciata la carriera artistica di Roberto Del Giudice? Roberto Del Giudice nasce come attore. Negli anni 60 ha fatto l'Accademia d'Arte Drammatica, ha avuto molte esperienze teatrali importanti. Poi a un certo punto ha deciso negli anni 70 di dedicarsi al doppiaggio ed è stata anche una scelta fortunata perché, avendo una voce molto fresca, molto giovanile, doppiavo tutti gli attori giovani dell'epoca, degli anni 70, facendo film molto interessanti, proprio come debutto nel doppiaggio al cinema è stato Il giardino dei Finzi Contini, doppiando Helmut Berger. Dopodiché ne sono venuti tantissimi altri, alcuni film sono anche di cult, tipo La ragazza del bagno pubblico, L'ultimo spettacolo, sono film importanti. E a fine anni 70 c'è stato questo incontro fortunato con Arsenio Lupin, con il cartone di Arsenio Lupin, che devo dire che inizialmente era una cosa di gran routine, come altri telefilm che avevo doppiato, tipo L'uomo da 6 milioni di dollari, che invece poi si sono rivelati dei grandissimi successi ed è esplosa la mania, la follia per Arsenio Lupin, e cosa non assolutamente prevista. Perciò questa è una cosa che io ormai faccio da, diciamo, tanti anni e che mi ha dato molte soddisfazioni. Avresti mai previsto il successo plurigenerazionale di Lupin? Come ho già detto precedentemente, assolutamente no. Poi addirittura un successo che si potesse prolungare negli anni, perché praticamente sono circa 25 anni che faccio questo personaggio. Non avrei mai assolutamente immaginato. Com'è stato il tuo primo incontro con il personaggio di Lupin? Il primo incontro è stato un incontro semplicissimo. Dice, c'è questo cartone da doppiare, c'è questo personaggio. Io l'ho visto un pochino così in originale, un pochino di volte, poi mi sono scatenato, mi piaceva il disegno, mi piaceva il personaggio, mi piacevano le storie che all'epoca erano molto molto carine, avevano poi tutto un sottofondo sempre sexy, ma molto garbate, e il personaggio era spiritosissimo. E allora a questo punto l'ho cominciato ad amare e veramente mi sono dedicato completamente al personaggio. Cosa ti affascina del cartone animato di Lupin? Devo dire che è molto interessante il disegno. Il disegno è molto bello, i personaggi sono ben delineati. E poi ultimamente forse il disegno è anche migliorato. A parer mio, le storie non sono più come erano 15-20 anni fa. C'è molta più violenza. Quanto di Roberto Del Giudice c'è in Lupin? Beh, tanto, nel senso che a questo punto ho detto il personaggio mi piace, noto che ci sono dei riscontri anche mentre lavori, di gente, di colleghi che si divertono, eccetera, e allora dico bisogna dare il massimo, per cui ho cercato di inventare la risata, fare diverse cose. E quanto di proprio Roberto Del Giudice ha messo in Lupin? Prima di tutto la voglia di fare una cosa, la volontà di portarla avanti e soprattutto il piacere di recitare una cosa del genere. Com'è nata la famosa caratterizzazione italiana di Lupin? È stato tutto molto casuale, tutto molto semplice, non è che c'erano delle idee su come fare o come non fare.
E piano piano, facendo le prime puntate, uno ha lasciato campo libero alla fantasia. E a un certo punto le cose sono nate da sole, sono state verificate, erano carine, e allora sono state portate avanti, sono state migliorate. Cosa ricordi delle lavorazioni di doppiaggio delle varie serie? Beh, devo dire, sono passati tanti anni. Però un ricordo è proprio ben preciso, il divertimento da parte mia e da parte dei colleghi di fare questa cosa. Eravamo in un contesto per cui dovevamo divertirci per far divertire. E questo penso ci siamo riusciti, perché ognuno ha dato moltissimo di sé in questo tipo di lavorazione. Preferisci la prima, la seconda o la terza serie? Io, se devo essere sincero, preferisco la prima serie. La prima serie proprio la amo molto, però non è che ci siano dei motivi specifici. Forse è un fatto emozionale, un fatto di ricordi piacevoli. E devo dire che la prima serie la trovo sempre molto piacevole da rivedere. Giacca verde, rossa o rosa? Beh, avendo detto che la prima serie è la mia preferita, per cui giacca verde senz'altro. Qual è il film di Lupin che preferisci? Credo che il film più carino, più bello, sia Il Castello di Cagliostro. Però è l'unico film che io non ho doppiato, per ragioni di lavoro, andato a un'altra società e non sono stato interpellato, per cui non l'ho fatto. Io poi l'ho visto il film e trovo che è molto 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 carino. E qual è lo special più bello? Ma credo Tokyo Crisis, e dove c'era una cosa molto carina. Praticamente il personaggio di Zenigata in questo special ha avuto un grosso sviluppo. Praticamente di solito tutte le serie, le puntate delle serie, i film, gli special sono tutti incentrati su Lupin e gli altri sono personaggi di supporto. Invece in questo Zenigata ha una sua storia particolare. Trovo che è un'idea anche abbastanza nuova, perché si è un pochettino spostata l'ottica del film, della serie, dei personaggi, dando più rilievo a un altro personaggio, almeno per una.